Ciao a tutti, sono Giorgia, mamma di Teresa, sezione scoperte, e sono del Comitato Nido anno 2019-2020. Nel Comitato del Nido i genitori su base volontaria partecipano per creare qualcosa di innovativo e sempre originale nel percorso di crescita dei loro bambini, e lo fanno con le educatrici e con il personale del nido. Qualcosa che non ha un orizzonte temporale limitato alla frequenza dei loro figli, ma che ha l'ambizione di andare in eredità ai bambini che frequenteranno il nido in futuro. Quindi un lascito, una storia per il nido. Ciao a tutti, sono Giulia, la mamma di Gregorio, e sono entrata a far parte del comitato l'anno scorso e vi racconto cosa abbiamo realizzato per la festa di Natale. E ad ogni famiglia insieme ai bambini è stato chiesto di creare un addobbo natalizio con oggetti di recupero o provenienti dalla natura, e abbiamo voluto proporre il tema di Natale in una forma diversa, sfruttando la bellezza degli spazi esterni che il giardino del nido ci offre. Quindi, non facendoci scoraggiare dal tempo, ci siamo muniti di lumini, torce e abbiamo seguito il percorso che porta alla parte più alta del giardino, dove abbiamo appeso a un piccolo e giovane alberello i nostri addobbi. Ritornando dentro, i bambini assieme alle dade ci hanno cantato una canzone e noi genitori a sorpresa abbiamo ricambiato con una canzone per loro. E la giornata si è conclusa con una merenda, tante chiacchiere e un regalino per i bimbi di frutta secca e mandarini. E gesti semplici che hanno sicuramente avvicinato i bambini e i genitori alla vita all'aperto e alla condivisione. Ciao, sono Diego, papà di Alice della sezione scoperta. Faccio parte del comitato dell'asilo dell'anno scorso e ne sono anche il presidente. Una tradizione del nostro asilo è quella di coinvolgere i papà nel costruire giochi e arredi per l'asilo. Questo sicuramente per dare più giochi ai nostri figli, ma anche e forse soprattutto per far sentire le famiglie, in particolare i papà che nella vita dell'asilo sono spesso forse più delle comparse, come protagonisti attivi. Per questo l'anno scorso ci siamo ritrovati prima per un aperitivo di progettazione e recupero materiali, poi in un nebbioso sabato mattina di gennaio a costruire poltrone, un go-kart e un trenino con i pallet, un tunnel di copertoni e un percorso di equilibrio con delle travi, il tutto con materiali di recupero. È stata veramente una splendida mattinata e il pretesto del lavoro da compiere ci ha permesso di conoscerci meglio, di divertirci, ma anche di avere un po' di tempo per confrontarci e di scherzare su quello che è il mestiere del papà.